close, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you got the music, you got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get the feeling that it all could happen. That's why I'm leaving you for the moment, you for the moment, boy. Estemporanea 2016 a San Piero a Sieve, dove c'è arte, pittura, cultura, buon cibo, bellezza e naturalmente non può mancare la musica. Non può mancare la musica di Music Valley. Io sono insieme a Lorenzo Consigli, direttore didattico della Music Valley. Buonasera. Ciao Lorenzo. Tempo guasta un po' il vostro piano, però oggi erano previste qui e si faranno, nonostante il tempo, delle esibizioni dei ragazzi delle scuole medie. Degli allievi della scuola. Che dire? Music Valley si può dire che sostituisce un po' il conservatorio. Ci occupiamo prevalentemente di musica moderna, con basso, batteria, chitarra, canto, pianoforte e anche strumenti ad arco. Però con un orientamento più attento alla musica d'insieme, a far suonare insieme questi ragazzi che hanno bisogno di trovare posti e trovare anche la condivisione di una materia che secondo me è la più magica di tutte. La musica. Esatto. Tu, noto musicista mugellano, poi non solo, quindi formi la Music Valley nel 2002? 11. Music Valley nasce nel 2002 come associazione culturale, ma il progetto didattico nasce con il mio ingresso nel 2010-2011 e ci siamo divertiti tanto, abbiamo sempre accresciuto il nostro numero di allievi cercando di portare un po' di freschezza e un po' di bellezza dove serve. Sì. Quali sono i principi della vostra scuola di musica? Ascoltatevi e divertitevi. Parliamo un po' anche di te, perché tu inizi un po' tardi l'approccio con la musica, a 17 anni. Dovevo lavorare, però la passione c'era e parallelamente al lavoro ho mandato avanti gli studi, adesso frequento addirittura ancora il conservatorio, sto facendo musica elettronica, sono ringiovanito da questa cosa. Tu bassista? Io bassista, contrabbassista, ho suonato con un sacco di artisti fiorentini, ho accompagnato i vincitori di X Factor dal 2009 al 2012, ma non si parla di me, si parla della materia più bella della terra. La musica è vita. Vita di sicuro. Bene, allora adesso ascolteremo i ragazzi della vostra scuola. Esatto, vi aspetto. Ciao, grazie Lorenzo. Ciao. Allora, parliamo di estemporanea insieme a Sauro Bani, presidente della Proloco di San Piero a Sieve. Nona edizione, parliamone un po', come nasce, come è cresciuta, come è cambiata negli anni. Ma estemporanea nasce da un'estemporanea di pittura, e così esportata dagli altri luoghi dove si fanno le estemporanee. Dopo 3 o 4 anni ci siamo detti, ma perché non dare spazio alle arti in genere? E allora è diventata una cosa un po' più, anche un po' più complicata, ma più bella da vedere, da far vedere alla gente. Insomma, estemporanea è diventata
teatro, musica, è diventato quest'anno anche scacchi, perché le scuole, e ci sono già diverse scuole nella provincia di Firenze, hanno iniziato a fare dei corsi di scacchi perché sembra che alimentino la mente gli scacchi. Poi cibo, benessere, c'è tutto. Sì, c'è tutto, poi c'è il cibo, c'è il centro, c'è un punto del benessere, il teatro nel giardino del ristorante La Felicina, insomma è una cosa molto stimolante. Peccato che sta piovendo in questo momento, è iniziato ora. Ha rovinato un po' il finale, perché nel finale c'è la premiazione delle opere realizzate. Sì, quest'anno tra l'altro si vede davvero la scuola la fanno gli insegnanti, perché quest'anno c'era anche una sezione dedicata ai ragazzi delle scuole. E si vede che quest'anno l'insegnante ha funzionato, perché ci sono 50 ragazzi che hanno disegnato, gli altri anni 3, 4, 5. Per cui davvero l'uomo, le persone fanno davvero le cose. E ci sono 40, poi oltre ai ragazzi c'è più di 40 iscritti tra i pittori. Per cui un bel successo del quale siamo... La giuria è una giuria popolare oppure c'è anche una giuria tecnica? Allora, c'è una giuria tecnica di 5 persone. E dentro ci sono Antonio Di Tommaso, che è docente di scultura all'Accademia di Belle Arti, Annalisa Betella, pittrice, che è diplomata all'Accademia, Niccolò Nicolai, scultore e pittore, e Marcello Bonini, grafico pubblicitario, e io, presidente della Prologo, una giuria di 5. E poi c'è un premio della giuria popolare, votato dalle persone, si mettono lì a guardare i quadri, e anche questa è una cosa carina, insomma, piace. Ora siamo qui a aspettare per vedere dove fare la premiazione, perché sta piovendo e lo dovevamo fare all'aperto. Sicuramente si sposteranno nei locali storici dell'asilo di San Pietro a Sieve. Quanti premi ci saranno? Ci sono 3 premi per gli adulti, 3 premi per i ragazzi e poi c'è il premio della giuria popolare, per cui si cerca di dare un premio alle cose più qualificanti. Poi ecco, i dipinti rimangono patrimonio della Prologo, dei cittadini di San Piero. E quest'anno si è pensato di portare in tutti i negozi, ristoranti di San Piero un quadro dell'estemporanea, poi per pubblicizzare l'estemporanea si faceva oggi, per cui si è tolto dalla sede tutti i quadri che ci sono, ma poi questi quadri ci prefiggiamo poi di destinarli anche agli edifici pubblici di San Piero, e facendo anche delle convenzioni anche con i locali di San Piero. Insomma, è un arricchimento per la nostra... È dedicata a Primo La Scialfari? È dedicata a Primo La Scialfari, sì. Primo La Scialfari è una persona autodidatta di San Piero, e infatti lui è stato quello al quale ci siamo ispirati. Il simbolo della Prologo è questo atleta etrusco che corre in uno stampiglio piccolo così, che si può vedere presso il Museo Archeologico di Dicomano, e lì Primo ci esortò in qualche modo ad adottare questo stampiglio, e noi siamo stati ben felici, per cui hai fatto bene a ricordarmi di Primo. Cittadino che amava l'arte, amava, sì, amava il Mugello. Amava il Mugello, amava San Piero, per cui era tutta una serie di aneddoti di vita vissuta. È morto a quasi 90 anni, è un patrimonio per San Piero. Lui ha pubblicato un libro anche di memorie prima che morisse. Il libro poi si donerà ai vincitori dell'estemporanea, sia ai ragazzi che agli adulti. Quante opere ci sono state? Più di 40, 45 mi sembra, e 50 dei ragazzi. Sì, quest'anno insomma è andata benissimo. Beh, a parte il tempo è andata benissimo. Sì, no, è andata bene. Estemporanea bagnata, estemporanea fortunata. Ecco, diciamoci così, è fortunata, sì, perché sta andando bene. Peccato, è successo questo, perché ci organizzeremo per fare altre cose. Cioè, abbiamo un programma incredibile di tante cose che dovranno succedere, per cui ci rivedremo poi tutta l'estate impegnati nel paese. E per l'estemporanea l'anno prossimo. E per l'estemporanea l'anno prossimo, naturalmente. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. We'll be right back.
Allora, intanto sono insieme a due componenti della giuria tecnica, Nicolai e Enrico Pazzagli. Fra l'altro avete fatto parte della giuria da tanti anni ormai. Anche l'anno scorso c'era Enrico insieme a Di Tommaso, l'anno scorso poi ci sapeva Cannavale, che addirittura era un professore dell'Accademia di Belle Arti. Ma indipendentemente dal livello culturale dei componenti della commissione, quello che è interessante è che la Proloco promuova questa attività, che è un'attività di vedere in maniera riflessiva la realtà che ci circonda. Io credo poi, al di là di chi vince o non vince, la cosa bella è che queste persone, a vario titolo, con varie motivazioni, si mettano di fronte alla realtà e cercano di cogliere un aspetto e donarlo poi a chi vede. Il senso ultimo è questo, che poi è un senso che va un po' fuori quelle che normalmente sono i valori traenti, no? Gli interessi, le posizioni, il successo, la vendita, eccetera, eccetera. E credo l'estemporanea invece ha proprio questo aspetto molto significativo e secondo me un'anteporta dell'arte. Perché il fatto di porsi di fronte alla realtà e cercare senso, significato attraverso il colore, il disegno, eccetera, è un modo poco usuale dei nostri tempi, che è un tempo in cui si guarda solo al profitto, al successo. E quindi secondo me la Proloco promuove un'attività interessante, fuori dal coro, e secondo me ha una sua autenticità importantissima per la formazione dei giovani e per mettere i grandi, come siamo noi, chiamiamoci grandi per non dirci vecchi, per far riflettere proprio su il significato delle... Quindi importante e significativa la partecipazione dei ragazzi quest'anno. Sì. Addirittura dalle materne alle elementari. Sì. E siamo passati addirittura da 4, che erano i partecipanti delle altre estemporanee degli anni scorsi, a più di 40. E ho visto che ci sono delle cose estremamente interessanti. E a volte il capo fa la coda, no? Vuol dire che hanno avuto un insegnante di educazione artistica sensibile. Perché che li ha stimolati, a guardarsi intorno. Sì, sì, che credo è la cosa importante. Che poi questo guardarsi intorno è una specie di periplo intorno al sé, perché guardarsi intorno serve per entrare in se stessi, e credo questo è il tema educativo più profondo, perché poi alla fine ognuno deve stare con se stesso, deve, insomma, il famoso libro di Pirandello, Il piacere dell'onestà, è una cosa estremamente rara ai nostri giorni. Quando alla protagonista del libro gli viene chiesto: ma perché te ami l'onestà? Dice: perché mi piace. E io credo che questi giovani o anziani o bambini artisti, ponendosi di fronte alla realtà senza un tornaconto preciso, senza una funzione pratica precisa, fanno un'azione molto importante, cioè si abituano a guardare il reale per quel che è. Reale è un termine enorme, tra virgolette. Ecco, reale è quello che si vede, ma è poi anche quello che è dentro, insomma, voglio dire, mentre si parla noi abbiamo microbi che stanno dentro a farci gli enzimi per vivere. Il reale è una cosa indescrivibile, e questo modo di approcciare la realtà secondo me è un modo educativo e un modo espressivo molto importante. Quindi noi da vecchi artisti, si può dire artisti? Certo, artisti. Siamo qui a cercare non tanto chi è il più bravo degli altri, ma chi è più coerente. Ecco, io vorrei che chi
le persone che partecipano a queste cose non si mettessero nello spirito del Giro d'Italia, no? Io sono arrivato, sono salito sul podio, no? Non è una questione di podio, è una questione appunto di verità, di onestà, di coerenza. Se non c'è questo, diventa fa parte dell'enorme Babilonia che ci sta intorno, no? E io credo invece che l'arte esce proprio fuori dal coro, perché non ha una finalità utilitaristica, anche se poi è giusto che chi partecipa prenda un premio, ecco. Certo, ma infatti... Anche tu, questa esperienza appunto di visionare questi lavori fatti da grandi, giovani, bambini. Sì, senz'altro, naturalmente sono molto d'accordo con quello che ha detto Nicolò, mi ha preceduto e ha spiegato meglio di me, cioè, alcune cose su cui, come ripeto, mi trovo pienamente d'accordo. Mi piace l'interessamento, appunto, mi diceva lui, di questi giovani e meno giovani verso la pittura, queste estemporanee. Vedo in alcuni, la maggior parte, proprio quella passione che vogliono mettere in risalto qualche cosa, buttare fuori i nostri sentimenti rispetto alla nostra civiltà che viviamo, il modo di vivere d'oggi, e si spera sempre nasca uno
un nuovo artista, di vegli voli davvero. Siamo anche in una terra famosa, in Mugello, non ne sto a dirlo, ci sono stati. E così sono molto contento che ci siano queste estemporanee, perché, come diceva Nicolò, che siano fatte senza pensare alla competitività, soltanto per la passione, andare a scovare sempre qualche cosa di ben positivo nel visionare il nostro paesaggio, il nostro modo di vivere, eccetera. Quindi vi aspetta un bel lavoro, buon lavoro. Come si diceva, il paesaggio è quello che ci sta intorno, ma a noi ci interessa di più il paesaggio dell'anima, ecco, il paesaggio dell'interiorità. Ci piace più scoprire le intenzioni che non soffermarci su questi poveri mezzi, che poi sono un po' di pigmento, un po' di legante, un po' di diluente, una teluccia, un supporto. Sono veramente cose povere, però a un certo punto, come in quel paesaggio là, trasuda un'anima che ha colto qualcosa in quel sentiero, in quelle mura. Emana un'emozione. Un'emozione, sì. Sì, 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 hai ragione. E poi anche ha una sua simbologia, anche un sentiero fra gli alberi che ti porta in un altrove, ecco, diciamo. Pensare dove venne fatto il estemporaneo, il nostro bel Mugello, scusatemi se sono ripetitivo, ma io sono un fan. Lo ami il Mugello. Amo troppo il Mugello. E è quello di cogliere proprio l'atmosfera e la poesia e lo scopo del Mugello, i colori, la formazione dei campi, dei monti, degli alberi, tutte queste cose. Ci sono delle cose veramente sentite e capite. Ecco, è questo. Bene, grazie Enrico. Annalisa Betella, la più giovane, la donna della giuria. Allora Annalisa, è stato difficile, ho visto scegliere fra tutti questi quadri. Sì, sì, ho lottato insomma con l'energia, in realtà la mia energia maschile. È difficile perché non è solo, non è questione di tecnica, non è questione di gusto, non è questione, è un po' tutto insieme, quindi insomma... In realtà, secondo me, prima di tutto la questione è l'opera, insomma, che ti tocca le corde, che ti fa vibrare qualcosa dentro. Quindi, diciamo, questo è stato il mio primo criterio. E poi sicuramente anche un po' per me, un po' la novità, un po' la padronanza dei mezzi. E così anche magari la novità, nel senso, perché mi è stata un po' contestata. È contestato il principio della novità, però secondo me la novità nell'osare, nel mettersi in discussione, nel tirar fuori qualcosa che parla da quello che uno vede. Poi avete dovuto mettere insieme, cioè fra tutti i giudici,
mediare un po' per riuscire a trovare poi il primo, secondo e terzo. Esatto, io mi sono scontrata abbastanza, però alla fine devo dire che quello che io volevo per primo, insomma, arrivato secondo, poi c'era comunque quello che io volevo prima, insomma, diciamo nella però i tre c'erano, posto c'erano tutti, sì. È stata la scoperta di quadri veramente belli, per questo era difficile. Sì, era difficile perché insomma il tema era uno, però le versioni erano tante e i punti di vista molti, e quindi sì, è stato difficile, però bello, cioè una difficoltà insomma che alla fine premia anche chi giudica. Poi belli i disegni dei bambini. I disegni dei bambini, io poi insomma sono anche, insegno anche ai bambini, che insomma ai ragazzi, quindi sì, soprattutto il primo classificato è stato proprio uno spettacolo, cioè con questa tavolozza più grande di lui, no, penso davvero si sia fatto un regalo, insomma lui l'ha fatto a noi, non l'abbiamo fatto a lui. Un bel regalo reciproco, è stata una bella giornata anche oggi, aperto il tempo, però culturale è stato... Sì, non ho grande partecipazione. Sì, sì. Cacciate le nuvole. Bene. Bene, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci. Quest'anno della manifestazione, intanto perché ha partecipato 50 ragazzi, un applauso, anni ci battevamo per riuscire a trovare una partecipazione, io forse ti do, forse un po' sopra le righe, la scuola la fanno gli insegnanti, non lo so se c'è qualche insegnante che ha più cuore, di solito funziona così, per cui ben venga, mi scuso da subito perché la giuria non è stata in grado poi di valutare nelle diverse fasce d'età, per cui un altro anno se viene 70-80 ragazzi si cercheranno di suddividere da elementari, materna e scuole medie. Primaria che hanno partecipato non alla estemporanea di oggi ma con la mostra che avete visto entrando, San Piero visto da quello che i bambini della primaria vedono dalle loro finestre, ed è una mostra, se avete il tempo di soffermarvi uscendo, è una mostra meravigliosa. Abbiamo deciso per loro di non dare un premio unico ma di dare un premio collettivo di materiale per la scuola che adesso non riusciamo a consegnare, ma ci sono stato la giuria è composta dalla giuria artistica che ha scelto poi le opere qui che ho dietro a me, Nicolai Nicolò, scultore, scenografo, artista su generis, Annalisa Petella, pittrice di Prata Accademia, una nostra vecchia conoscenza, Antonio Di Tommaso, e quest'anno per la biennale del simposio di scultura seguirà i ragazzi per il simposio, Marcello Bonini, grafico pubblicitario, e Enrico Pazzagli, un noto pittore, un genio di sensibilità.
le motivazioni per la scelta delle opere denotano qual è il criterio che si è adottato per assegnare i premi. Devo fare una piccola premessa, che i bambini capiranno senz'altro. Voi sapete che in Messico il colore bianco non è il colore della purezza, come lo è per noi. Che vuol dire questo? Vuol dire che ognuno di noi ha un criterio di valutazione. Il criterio di valutazione è estremamente legato alla cultura a cui apparteniamo. Allora, premesso questa precisazione, che l'anno scorso ne fece un'altra, se ci fosse qualcuno che se lo ricorda sarebbe molto bello, ma non importa. Noi abbiamo guardato i vostri lavori. Se voi vedete il mio quaderno, ci sono almeno una quindicina di persone meritevoli. Oh, the first time I saw your eyes, how you dare tell me you... Guardate questo lavoro di questo bambino. È di una spontaneità, di una libertà compositiva e cromatica eccezionale. Ed è il primo premio. Quanti anni ha? Oh, grande. Bravo Diego. Vedete un quadro di grosse dimensioni. In questo quadro ogni pennellata ha un suo significato, non c'è un cedimento. In quest'opera non c'è un cedimento. La prima volta che l'ho guardata era in ombra e quello che mi ha colpito è appunto la parte, gira un po', è proprio la parte in ombra. Ho detto, guarda che ombra luminosa è riuscita a fare. Sia per la grande dimensione, sia per come ha condotto tutto il dettato pittorico, abbiamo ritenuto meritevole del primo premio. Complimenti. Allora, il vincitore dell'Estemporanea 2016, tu sei? Sono Vitaly Fedotov, un allievo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Ecco, sei una... quindi tu dipingi, sai dipingere? Sì, praticamente. Sei uno che si è improvvisato per l'occasione? No, è la scelta con tutta la consapevolezza che avevo fatto già tantissimi anni fa. E praticamente facevo la pittura anche all'Accademia in Ucraina, da dove provengo. Quindi la pittura fa parte da sempre della tua vita? Fa parte da me proprio. Il soggetto come l'hai scelto? È semplice, perché per me era la prima volta questo estemporaneo e appunto quello che primo che ha fatto una certa impressione era la fiume che passava quasi subito dopo la stazione, e allora per questo motivo ho scelto quella scena. Quindi contento di aver vinto questo primo premio, te lo aspettavi? Certo, ma non sono troppo contento del lavoro in sé, perché non so, Tu non sei stato contento del lavoro? Del processo sì, del risultato no, non così tanto. Invece i giudici, è piaciuto molto il tuo quadro? Per me è un piacere, cioè, che diciamo, le persone con tutta la esperienza e consapevolezza possano giudicare in questa maniera il mio lavoro. Ma comunque... E gli artisti ti hanno giudicato positivamente il tuo quadro? Tu sei molto modesto, invece complimenti, bravo. Continua di più. Per forza, grazie. Grazie a te.
sample to no sensor and never map for a team and of a season tour and quick video green taking glasses of board. She started your film about a flash focus to court. Says she working on a pick and glow my feet to the score. Says she love a show in Paris at least in my mind. And I stepped out of the jail and took a piece of my heart. From the start, it was full of parts. Intense of shadows, she died. That she don't matter where I get them. Whatever to let her phone, whatever, let's see. Let's get together where I cannot think. And now we got averci ascoltato e visto.